veloce e di stagione, con tutta la bontà delle cose semplici e genuine. Carciofi in padella, il mio contorno preferito. Cominciamo dalla pulizia dei carciofi. Con un coltellino come questo vado a pelare il gambo. Continuo poi proseguendo a staccare le foglie più dure e coriacee. Mondo e arrotondo bene la base. Continuo a staccare la parte superiore delle foglie. Via via che i carciofi sono puliti, li immergo in acqua acidulata. Ti faccio vedere come. Taglio il limone a metà, spremo il succo in ciotola e lascio tutto dentro. Proseguo con tutti gli altri. È il momento di tagliare i carciofi a metà e poi, sempre con un coltellino, eliminare la barbetta interna. Ancora a metà. E di nuovo in acqua. Ho scolato i miei spicchi di carciofo, adesso in padella faccio un bel giro d'olio. Uno spicchio d'olio in camicia che vado a schiacciare col coltello. E un rametto di menta, proprio un gambo come questo, serve per insaporire il fondo di cottura. Il soffritto è pronto, aggiungo i carciofi. Una salata. Copro con il coperchio e lascio cuocere per 5 minuti. Sfumo con il vino bianco, che aiuterà a mantenere un bel colore. Lascio evaporare l'odore di alcol e intanto trito il prezzemolo. Una grattata di pepe. Verso l'acqua e lascio cuocere per altri 10 minuti. Ed ecco pronti i miei carciofi in padella, perfetti come contorno, ma anche su una bruschetta. Fammi sapere se questa ricetta ti è piaciuta, aspetto i tuoi commenti e le tue foto sui nostri canali social. Io mangio. Buon appetito!